Atletica, Mondiali Londra 2017, Lingua in finale, rischia Van Niekerk, Tortu saluta. Marco Lingua strappa la finale mondiale con brivido. Qualificazione difficile, pedana bagnata, Lingua apre la sua serie con un lancio di controllo, 74.41. Il secondo è lungo, il martello vola oltre i 76 metri, ma il colosso italiano non riesce a mantenere l'equilibrio. In chiusura un nullo, non ha posizione. L'attesa per il successivo gruppo. Lingua resta nei 12, felice. Faedek, 76.82, il favorito, Novik da medaglia. Si chiude invece in semifinale l'avventura di Filippo Tortu. Nei 200, si trova nella prima, con Makhva. 9 figure, quindi, a giocarsi 2 posti per l'accesso diretto. Makhva cede solo a Young, sono loro 2 gli eletti. Sesto Tortu, nella bolgia, 2062. Richards, 2014, rafforza la sua candidatura nella seconda, trema Van Niekerk nell'ultima. 2028 per il sudafricano, terzo e dentro per un'inezia. Laura Strati cerca di assorbire il clima mondiale, si batte forte sulle gambe, si carica per trovare la giusta spinta, ma il balzo è di livello modesto. 6.21, manca poi un progresso da qualificazione. La Klishin, 6.66, piace, Bartoletta e Spanovic svolgono il compito senza eccedere, la Reese sbaglia molto ma è comunque della partita. Il primo turno dei 5.000 chiama alla ribalta Mo Farah. Il britannico corre al risparmio, Sornione. Resta in coda per 2 km, per risalire intorno a metà gara. Secondo, alle spalle di Kegelscha, davanti ad un altro uomo da podio, Edris. La seconda batteria è più veloce, Barega archivia la fatica in 132.150. Bella volata della Krause, 93.686, ad aprire, con la Jepkemoi a ruota. Kepko e Cegebe si dividono il palcoscenico nella prova più veloce, epilogo con Kespol e Coburn. Nella terza, Bertoni nelle retrovie, 100.136. Il miglior tempo d'ingresso in finale è della Kepko e Cegebe, 91.903.